Scarta la carta, scarta la carta. Guardate, grande novità all'Eco, guardate che cosa incredibile, un sacco fantastico. Guardate come lo potete richiudere, come diventa. Scarta la carta. Aprilo, Ale, mettilo per terra, mettilo per terra. Scarta la carta, arrivato da Amazon. Ragazzi, che figata. Ci ha messo un po' ad arrivare, però alla fine è arrivato il nostro sacco Lego. Io già l'ho aperto, però l'avevamo rimesso dentro per fare l'unboxing, che ancora c'aveva il dubbio, non sapeva che cosa gli era arrivato. Butta giù per terra. Scarta la carta. Guardate, dai. Sì, esatto, questo è il lato. Allora, ragazzi, voi dovete immaginare questo tutto quanto pieno di Lego e giocate qua sul tappeto. Quando dovete mettere a posto, tirate questa corda e ritorna tutto a posto. Un attimo, metto sul cavalletto in modo che vi faccio vedere. Bene, ragazzi, allora facciamo la prova. Ci lascio tutto un po' di casino. Vediamo che abbiamo due tasche laterali qua per poter mettere le cose dentro. Qui si può giocare dentro, al momento di andare via, basta tirare la corda, vedete? Ok, anche quest'altra chiaramente, volete anche insieme. Ed ecco qua, cioè trasformiamo la nostra vasetta in un grande sacco. Questa. Ecco qua, vedete? Quindi tutto in ordine. Al momento che vogliamo andare da qualche altra parte a giocare, è molto semplice, ragazzi. Andiamo col nostro sacchetto tutto bello chiuso. Chiaramente questo si può chiudere, eh? Noi chiudiamo con questo, spero di farvi vedere. Ok. Ok, una volta chiuso, prendiamo il filo che avanza e lo mettiamo dentro. Andiamo in giro con la nostra maniglia, tutta via, tutta la monnezza dei Lego qua dentro, tutto il casino dei Lego. Al momento che vogliamo giocare, basta aprire, possiamo portare il Lego del nostro bambino a casa di un altro amichetto, magari lo possiamo portare al mare, al picnic. Creiamo la zona Lego, ecco qua. Questo è veramente figo, ragazzi. Comprato su Amazon. Se me lo chiedete, vi metto il link in descrizione. Ecco qua. Vedete quanto è ampia la superficie? Quindi si può giocare all'interno con le varie basette, le varie cose. Quindi una volta finito di giocare, ti dicevo, tutto deve rimanere nel tappeto, eh? Una volta che tutto è nel tappeto, si rimette via. Vediamo senza questo come si mette via questi pezzettini. Chiaramente ci può essere 10 volte più roba. E qui, se abbiamo dei pezzi che non vogliamo perdere, che ne so, i pupazzetti, li mettiamo qua dentro. Adesso di nuovo, ragazzi, vi faccio vedere come lo metto via. Ecco qua, stavolta tiro entrambe le corde. Guardate, stavolta sono molto più veloce, eh. Ok, a questo punto prendiamo tutta la corda, la buttiamo all'interno del buco che abbiamo creato e ce ne possiamo andare tranquillamente così. Ecco qua, tutta la roba verso il basso e la portiamo tranquillamente, con la possibilità anche di chiudere. Ragazzi, a me sembra una figata, ditemelo voi, eh.